Amici di cacciomercato.com, ben ritrovati da Emanuele Tramacere, siamo qui per il Focus Primavera di questa settimana. Oggi parliamo di Gaetano Oristano, attaccante classe 2002 dell'Inter Primavera. Perché abbiamo scelto lui? Perché in questi giorni è partito in Brasile il Mondiale Under 17. Ci sarà la selezione azzurra priva di Sebastiano Esposito, ormai lo sappiamo, ma lui dovrebbe essere una delle punti di diamante a disposizione di Carmine Nunziata, che ancora prima del forfait di Esposito ha chiesto all'Inter di lasciarglielo a disposizione, tant'è che ha dovuto anche forzare i tempi di recupero da un infortunio che gli ha fatto saltare le ultime due partite con l'Inter Primavera. Lui è un attaccante, un trequartista in realtà, classe 2002 abbiamo detto, molto rapido, tecnicissimo, inizia a giocare molto presto a calcio sfruttando la passione che gli trasmette il padre, anche lui che è stato un ex calciatore anche a livello professionistico. Inizia presto a giocare, dicevamo, ha spesso con bambini più grandi di lui e da questo sfrutta appieno questa possibilità perché raffina le doti di tecnica individuale pura che sono molto importanti. Lui che tra l'altro è un mancino naturale, si iscrive presto all'Academy Peluso ed è lì che viene notato da tanti osservatori, Juventus, Inter, Napoli, Atalanta, tutti questi club si mettono in fila per lui, ma alla fine il rapporto che c'è con gli osservatori dell'Inter e soprattutto la fama del settore giovanile nerazzurro la fanno da padrone, convincono il padre del ragazzo Rosario a mandarlo in nerazzurro a Milano. Si ispira a Messi, proprio lui mancino naturale, tra l'altro fisicamente un po' si somigliano, non troppo alto Oristano, molto veloce, molto rapido, soprattutto nel breve. E come Messi tra l'altro ha calciato una punizione nel corso dell'ultima giornate di Youth League, nello scontro diretto proprio fra Inter e Barcellona in cui l'Inter ha vinto 3-0 e su è stato uno dei gioielli balistici, possiamo dire, lo vedete alle mie spalle, che ha consentito all'Inter di vincere. Ci auguriamo che in Brasile possa fare molto bene perché per Oristano questo è un anno importante, con Armando Madonna non è sempre titolare, anzi parte un po' quasi sempre dalla panchina col Barcellona, proprio stata l'unica partita in cui ha giocato da titolare in questa stagione. Però c'è Antonio Conte che lo ha già messo nel mirino, spesso chiede informazioni, vuole che si integri al più presto con la prima squadra e quindi probabilmente lo vedremo al ritorno dal Brasile anche in qualche allenamento insieme al compagno Sebastiano Esposito. L'Inter lo ha già blindato, lo ha fatto all'inizio di questa stagione facendogli firmare un contratto, ovviamente lui è minorenne triennale in scadenza 2022, ma questa è la prova che su Oristano l'Inter punta molto, così come ci punta anche l'Italia. A questo punto non ci resta che augurare a lui e a tutta la selezione azzurra in bocca al lupo per i prossimi mondiali.